Vittoria di misura, vittoria importantissima per il Milan di Stefano Pioli allo stadio Diego Armando Maradona nel big match indiscusso nel posticipo domenicale della 28ª giornata di campionato. Vittoria scudetto dopo tre pareggi consecutivi, dopo due pareggi di fila in campionato contro Salernitana e Udinese dopo lo 0-0 nel derby della Madonnina nella semifinale d'andata della Coppa Italia. Ragazzi, il Milan sbanca, sbanca il Diego Armando Maradona e riscatta la sconfitta accusata alla Scala del Calcio a San Siro lo scorso 19 dicembre con il colpo di testa decisivo di Elif Elmas a regalare il blitz esterno alla formazione di Luciano Spalletti. Dallo 0-1 della Scala del Calcio allo 0-1 firmato Olivier Giroud. Dopo circa un mese dalla doppietta nella stracittadina nel derby della Madonnina con la doppietta in 3 minuti a regalare il derby della Madonnina, ragazzi, ancora una volta decisivo Olivier Giroud. Leadership, voglia di vincere e il timbro vincente, davvero bomber per l'attaccante transalpino che esce dolorante visto lo scontro rimediato al 25esimo del primo tempo con Kalidou Koulibaly, rimane in campo, soffre e alla fine sul tiro cross da parte di Calabria ci mette il piede decisivo come lo scorso 5 febbraio nel gol del pareggio contro l'Inter di Simone Inzaghi. Ancora una volta decisivo l'ex attaccante di Gunners e Blues, l'ex attaccante del Montpellier, ragazzi, il campione del mondo nel 2018 con 0 gol e 0 tiri sotto la gestione tecnica di Didier Deschamps. Ancora una volta decisivo Olivier Giroud. Non solamente però la vittoria, altre notizie davvero molto molto buone per la compagine rossonera, per il Milan di Stefano Pioli che ritrova nella finale, nel recupero, anche Zlatan Ibrahimovic, l'attaccante di ieri, l'attaccante di oggi. Da una parte Zlatan Ibrahimovic che rientra dopo circa un mese e mezzo di stop, era dallo scorso 23 gennaio dal Milan Juventus 0-0 che era assente. Attaccante svedese, l'attaccante di oggi, Olivier Giroud, arrivato a 35 anni a sostituire, a fare il vice Ibra. Ragazzi, alla fine 8 gol pesantissimi in campionato. Quest'oggi il primo gol lontano da San Siro. Ecco, anche questa, diciamo, questo peso interiore, non essersi mai sbloccato al di fuori della Scala del Calcio, al di fuori di San Siro, era un peso da cancellare. Ed ecco, con questo gol decisivo, questo gol scudetto, mi verrebbe da dire, perché dal possibile gol scudetto di Fabian Ruiz appena 7 giorni fa nella capitale, allo stadio olimpico, nel posticipo della 27ª giornata a mettere capo all'ex allenatore partenopeo Maurizio Sarri al gol scudetto quest'oggi, firmato, siglato da Olivier Giroud. È stata una partita tattica, è stata una partita davvero molto chiusa da entrambe le parti, e alla fine al 50esimo, alla prima grande chance, un batti e ribatti nell'area partenopea con Calabria che ci prova e la zampata vincente, davvero bomber, firmata, griffata Olivier Giroud. 3 punti d'oro per il Milan di Stefano Pioli che risponde immediatamente al pokerissimo nero-azzurro dell'Inter di Simone Inzaghi nel Friday night, nel venerdì sera, che aveva aperto le danze su questa 28ª giornata. 60 punti per il Diavolo, 58 per l'Inter, 57 per il Napoli, 53 per la Juventus.
quattro squadre che possono lottare per lo scudetto in questo finale davvero pazzesco, in questo finale clamoroso di stagione. Benasser vicino al raddoppio, al minuto numero 56 ci prova anche Victor Osimhen, ci prova l'appena entrato Adam Unas al minuto numero 62 e nella finale prima Victor Osimhen e poi Theo Hernandez da posizione impossibile. Si divora il gol del possibile raddoppio nella finale sull'assist di Theo Hernandez, Saelemaekers, ma alla fine i tre fischi di Orsato e il Milan sbanca, un po' sorpresa ma sbanca meritatamente lo stadio Diego Armando Maradona. Ci pensa la zampata, davvero bomber, davvero attaccante, griffata Olivier Giroud. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.